Ciao a tutti, oggi prepareremo la pizza di carne. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono acqua, carne mista tritata, parmigiano, pecorino, uova, sale, pepe, pangrattato aromatizzato, prezzemolo, basilico, latte, salsa di pomodoro già cotta, mozzarella tagliata a fettine, origano, sale, pepe e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo, il basilico, il parmigiano e il pecorino. Ed azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso il pangrattato aromatizzato, le uova, il tritato, il latte, il sale e il pepe. Ed azioniamo il bimby per 40 secondi, antiorario, velocità 4. L'impasto è pronto, toglierlo dal boccale e posizionarlo nel varoma rivestito con carta da forno bagnata e strizzata. Come vedete lo abbiamo livellato bene, adesso aggiungeremo gli altri ingredienti. Mettiamo la salsa di pomodoro, la mozzarella che abbiamo ben strizzato, l'origano. E irrorare con un filo d'olio. Mettiamo nel boccale l'acqua. Aggiungiamo con il coperchio. Posizioniamo il varoma. E andremo a cuocere per 40 minuti, temperatura varoma, velocità 1. La pizza di carne è cotta, andiamo a impiattare. Pizza di carne. Grazie e alla prossima ricetta.